La questione che va avanti da tanto tempo è una questione che
bloccati o comunque sono interdetti con un nastro, abbiamo uno scivolo che è abbastanza sbilenco, i tappetini per attutire la pavimentazione non sono a norma. Che vogliamo fare? Cioè, ci mettiamo le mani? Quanto tempo ci vuole per metterci le mani? Cosa abbiamo intenzione di fare? Grazie mille. La parola all'assessore Basile, prego. Grazie.
si impegna a volte tutto, ma dei risultati non si vedono. Perché ora non so se nelle ultime 48 ore è cambiato qualcosa, però la zona diciamo, di cui parla l'interrogazione è una zona, non voglio dire delimitata, ma è una zona che non, ha, diciamo, non è vastissima, è una zona abbastanza che ha delle vie abbastanza strette, delle costruzioni molto recenti. Il problema è che se noi costruiamo ma poi non mettiamo in sicurezza i pedoni, le macchine, chi attraversa e chi vive quotidianamente quell'area, insomma, facciamo prima a non costruirci una zona residenziale, facciamo prima a dire alle persone: guardate che se andate ad abitare là rischiate che dopo 2 giorni una macchina vi prende e vi investa appena mettete i piedi fuori di casa, perché quello che sta succedendo su via Monte d'Onore è questo, cioè mettere il piede fuori di casa con il rischio che passa una macchina e la, diciamo, la situazione poi del povero pedone che si trova in questa situazione è quella di finire all'ospedale. Perché nella zona io non parlo di tossi, non parlo di qualsiasi opera fissa che deve essere, diciamo, inserita sulla strada, parlo del livello minimo di sicurezza stradale, cioè non ci sono le strisce pedonali a terra, non c'è uno stop, non c'è una precedenza, non c'è nessun tipo di segnaletica stradale, né orizzontale né verticale. Recentemente, sicuramente conosce meglio di me, una macchina si è schiantata su un muretto di un'abitazione distruggendo il muretto. Non sono, diciamo, non sono rari casi in cui, come ripetevo prima, le persone escono di casa e rischiano di essere investite, perché quando il cancello è al limite stradale con una strada a doppio senso e appena metti il piede fuori rischia che passa una macchina, è evidente che non c'è, diciamo, tutti i giorni che esci rischi la vita. Ora, l'interrogazione è abbastanza semplice, so che ha fatto il sopralluogo anche diverso tempo fa, ma è così complicato fare delle strisce pedonali o una segnaletica stradale? Io credo di no, ma visto che mi ha, che penso che anche a lei arrivino tantissime richieste sulla segnaletica orizzontale, quindi mancanza di strisce pedonali vicino alle scuole, mancanza di stop, mancanza di dare precedenti, riusciamo a fare un quadro generale di intervento sul municipio? Siamo in grado di dire ai cittadini: oggi faremo le strisce pedonali a Tor Fiscale, domani le facciamo davanti tutte le scuole, dopodomani vicino ai luoghi di aggregazione? Io credo che un'amministrazione seria debba fare una programmazione seria e farla conoscere ai cittadini, perché per come siamo messi oggi noi abbiamo zone che io tutti i giorni raccolgo queste istanze, perché stando sui territori è normale che le persone segnalino qualcosa che non va, ma le posso già dire: via Imera, via Etruria lato con via Imera, via Camilla, ce ne sono talmente tante che io dovrei depositare 800 interrogazioni per ogni strada che non ha strisce pedonali, che non ha segnaletica stradale. Ma sai che è un problema? Se riuscissimo a fare invece un lavoro generale in cui riusciamo a capire quando vengono fatte, con che tempistiche, che modalità, che cosa riusciamo a fare, forse sarebbe meglio. Questo vale per tutto il municipio. Nello specifico, certo che via Campo Barbatico, via Monte d'Onore, dove non esiste una segnaletica orizzontale, non c'è una striscia, c'è l'asfalto senza nulla. E lei in questa situazione la conosce anche abbastanza bene. Mi auguro che da qui alle prossime 48 ore si riesca ad intervenire e a fare almeno 2 strisce pedonali, il segnale di stop, che penso non ci voglia tantissimo. Grazie. Prego, consigliere. Assessore, grazie Presidente, grazie consigliere, e soprattutto ringrazio per questa straordinaria interrogazione, perché mi dà la possibilità di parlare di Tor Fiscale, perché lì ci troviamo, non è un incrocio, c'è un intero quartiere, e sono sorpreso come ci sia tanta voglia di sicurezza stradale, per questo ne siamo felicissimi. Noi stiamo facendo questa battaglia da ormai 3 anni, perché a Tor Fiscale
cose che abbiamo fatto per quello, tra l'altro abbiamo rifatta poco tempo fa perché al di là delle strisce pedonali era completamente distrutta, perché non si possono fare le strisce pedonali a Roma immediatamente, perché non si possono fare le strade, perché tutto questo te lo spiego e se l'ho scoperto lavorando. Diritto fiscale per l'ultimo trentennio aveva quale strade? Incompetenza di manutenzione da nessuno, da nessuno, non c'è una disciplina sopra, non c'è niente. Immediatamente, ecco perché non si ha l'autorità giuridica di intervenire immediatamente, ma siccome le strade private aperte al pubblico noi riteniamo opportuno che sia responsabilità del sindaco e dell'amministrazione locale, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso in carico manutentivo l'edilizio fiscale perché non lo era, non venivano fatte, non venivano tappate perché non era in carico manutentivo da nessuno e nessuna amministrazione si è mai preoccupata di prenderle in carico manutentivo, sicurezza agli uffici per poter intervenire su quel luogo. E oggi si viene a dire perché non c'è questo. Perché il quartiere fiscale per il buon 60% costruzioni abusive. E qui ci sono movimenti e partiti politici che ancora oggi caldeggiano i condoni, quella è la truffa del condono che c'è stata negli anni passati. Oggi ci troviamo ad avere quartieri con sezioni stradali dove è impossibile realizzare il marciapiede a norma, realizzare corsie a norma. Per questo abbiamo iniziato a Tor Fiscale a fare un progetto di razionalizzazione delle linee per dare la possibilità con la creazione di sensi unici di avere un minimo di sezione stradale che possa permetterci di realizzare corsi pedonali protetti, marciapiedi a norma, e non lo facciamo su un singolo incrocio. Io ho fatto il sopralluogo lì e lo sapete perché ho fatto il sopralluogo lì, e infatti la ringrazio per l'interrogazione, perché proprio ieri potete andare a vedere il dopo di Unione Libera per uno straordinario progetto di iniziativa dei cittadini proprio nell'angolo di via Campo Barbarico e via Monte Donato, straordinario e tempismo, potete andarlo a vedere, è la realizzazione di un parco, di un'area ludica, di un'area fitness con sistemazione dell'incrocio, quindi proprio quell'incrocio è oggetto tra l'altro di questo nostro progetto, lo potete andare a vedere, vale 600.000 euro sul Tor Fiscale. Sul Tor Fiscale, sempre questo è il nostro problema delle mancanze di competenze, che cosa ha provocato negli ultimi mesi, purtroppo, a causa della creazione di una gigantesca voragine, voi la conoscete tutti, che stiamo indagando, sabato scorso ero lì, stiamo iniziando le indagini, si stanno iniziando le perforazioni, perché il Tor Fiscale è oggetto di cavità sotterranee, che sono in grossissima sofferenza. Abbiamo lì, stiamo lì realizzando una viabilità alternativa per poter permettere l'entrata e l'uscita in sicurezza di quel quartiere, quindi immaginate in che situazione ci troviamo, si crea una voragine, c'è il pericolo che un'ambulanza non arrivi a casa di qualcuno e non possa andare via. Questo avviene quando c'è un'urbanizzazione sconsiderata, data ovviamente dall'abuso edilizio, che non ci
per rifare, che noi abbiamo preso ovviamente uno dei simboli del quartiere, tra virgolette, come incrocio, ma fare quattro strisce pedonali, io non credo che serva a trovare un progetto in Giunta, perché per il progetto in Giunta e per i 600.000 euro, certo faccio il progetto, ci penso un po' di più, ma per fare quattro strisce pedonali e garantire a mamme e bambini, anche in futuro, anche in prospettiva, visto che ci sarà questo progetto e mi auguro che il centro sarà aperto a tutti, è evidente che serve una sicurezza stradale, diciamo almeno di base, almeno diamo la possibilità alle persone di frenare uno stop, cioè c'è la possibilità di comprarsi, di uscire di casa e di non doversi vedere le macchine che passano se viene appena uno mette il piede fuori di casa. Quindi io la ringrazio, se mi riesce a dire queste strisce la prossima settimana le riusciamo a fare, sì o no? Grazie. Prego, assessore. Sì, ragione, mi scusi. Per fare quattro strisce, glielo consento perché non ho mai governato, è ovvio che non posso sapere tante cose. Per fare le strisce pedonali bisogna disciplinarle. Per disciplinarle c'è bisogno di un progetto, la polizia locale lo deve mettere in piedi e vanno fatte gli atti amministrativi che servono. Dire fare quattro strisce vuol dire abbassare il livello tale di amministrazioni che non mi appartengono, non appartiene a questa giunta. Quanto ci mette il assessore? Strisce così da burlo, non ci appartiene. Il progetto con la polizia locale sta andando avanti. Se mette la signora della polizia locale, noi metteremo in cantiere le strisce per noi, diciamo, noi metteremo in cantiere la disciplina di traffico che permetterà la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per mettere in sequenza via Campo Barbaro. Quanto personale, visto che il burlo forse è poco carino detto da un assessore, scusi, ma non era riferito a lei. Come non si parla mai nella Argentina? No. No, scusi, a chi era riferito a bullo? No, è cortesemente, non è un dibattito. Vi ringrazio. Andiamo al terzo punto, la terza interrogazione a firma dei consiglieri Giuliano e Carrone, avente ad oggetto rifacimento dei marciapiedi e manutenzione delle alberature di via Numitori, via delle Cave, Largo Razzi e Curiazzi. Prego. Grazie Presidente. Allora, nel presentare questa interrogazione abbiamo cercato con Fratelli d'Italia di non prendere con piccioni, con una favola di piccioni, quindi due assessori competenti sia sia all'ambiente e come metodo sempre noi di Fratelli d'Italia, caro assessore, cerchiamo sempre di mettere nelle condizioni questa amministrazione di dare noi un contributo, perché immaginiamo che non è facile poter constatare sul nostro grande municipio tutte le necessità che emergono e dove appunto c'è un'esigenza di intervento. Lo abbiamo fatto con altre interrogazioni, tipo Quarto Figlio, l'incrocio quello pericoloso che poi è stato, diciamo, diligentemente fatto, e con altri interventi, con la scuola, eccetera, perché comunque immaginiamo che le difficoltà a cui si va incontro, anche come tempi, no? Sono tante. Allora, sommessamente, come dice la nostra Presidente, cerchiamo di dare il nostro discorso, il nostro lavoro, dando un contributo, segnalando alcune questioni a noi e penso al municipio fondamentali, tra cui questo quadrante, dove appunto è stata innanzitutto una sollecitazione da parte di chi ci abita, di chi ci lavora, insomma di chi ci vive. E quindi è stata fatta anche una petizione, quindi una raccolta firme, tanto per dimostrare che a volte non è che sono sensazioni di qualcuno, eccetera, proprio era un grido di allarme di quella parte di quartiere che da anni non riesce a vedere, no, un intervento sostanziale sia dal punto di vista manutentivo dei marciapiedi,
diciamo che quello che si fa non lo vuole la politica, lo vuole espressamente la politica. Le forti criticità si sono manifestate in quanto il progetto stravolgeva tutta la viabilità interna del quartiere. Proponeva discutibili percorsi ciclabili, realizzava delle micro piazze in prossimità degli incroci, restringendo naturalmente la sede stradale, e chiudeva pedonalizzando via dei Curvi, unica strada che consente l'accesso in via Tuscolana direzione centro. La Presidente, condividendo le preoccupazioni e le criticità presentate dai cittadini e dagli operatori che erano presenti all'Assemblea, affermava pubblicamente che dal punto di vista amministrativo quel progetto non esisteva, quindi nessuna modifica sarebbe stata fatta all'attuale viabilità interna del quartiere. Affermava inoltre che la pedonalizzazione del tratto di via dei Fulvi non sarebbe stata mai realizzata, ciononostante, affinché le risorse finanziarie disponibili attraverso un mutuo accesso dal municipio potessero essere impegnate, invitava i cittadini residenti a recarsi presso il municipio, presso l'ufficio di presidente, per segnalare quali fossero gli interventi urgenti da realizzare. I cittadini formalmente hanno presentato presso l'ufficio di presidente alcune richieste che hanno ribadito che le priorità del nuovo progetto per la rigenerazione del quadrato non vi era alcuna richiesta di modificare le viabilità, si riferivano naturalmente ai due sensi unici programmati nelle tavole dell'esecutivo, cioè via Marco De Cugno e via degli Opimiani, che ancora oggi non sappiamo se saranno a senso doppio o a senso unico. Accertato che, però, passa il tempo, passato un anno, un determina dirigenziale del 24/6/2019, non cito il protocollo, ho fatto la festa agli atti due volte, è stato approvato un progetto ora definitivo 2019 per i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti gli interventi sulla viabilità del quartiere, di un importo migliore di due lo stesso. Il progetto definitivo è costituito, come riportato nella determina, solo dalla relazione tecnica, computo metrico e quadro economico dell'appalto. Non viene approvata alcuna tavola tecnica per determinare le variazioni della viabilità interna, il percorso della pista ciclabile, le micropiazze su via Oppidoppio, la pedonalizzazione dell'intera strada di via dei Fulvi. Non vi è traccia di tavole allegate a questa approvazione del progetto. Considerato ancora che alla data odierna i lavori risulterebbero in appalto o in via di definizione, ciò vuol dire che con una procedura semplificata è stato approvato il progetto definitivo, protocollo 16-16 del 2019. Adesso non sono allegati elaborativi grafici di alcun tipo tranne le relazioni tecniche, come ho già detto, il resto. Tutto si è mosso in una nuova direttiva approvata a giugno per i progetti per velocizzare i contratti pubblici, ma i cittadini si domandano perché non possono visionare su elaborati tecnici che succede nel quadrante, perché non può essere, le richieste non sono state accolte, perché di fatto nulla è cambiato. Se non viene una tavola descrittiva che dice dove e quando, se è stato approvato un computo metrico estimativo, sulla base di quale disegno è stato fatto, le misure, questo 5.820 di quantità che viene riportato sistematicamente nei computi metrici, dove sarà in grazia. Quindi io chiederei all'assessore di chiarificare una volta per sempre e di presentare in una commissione, come già abbiamo detto nella commissione controllo di garanzia, le tavole tecniche per accelerare un quartiere che ha bisogno di questi interventi. Lodevole l'iniziativa, ma la strada intrapresa corre dei rischi sia per l'amministrazione sia perché vuole nascondere gli elaborati tecnici che sono fondamentali per avviare un appalto dei lavori. Grazie. Prego, assessore Vivaci. Buongiorno. Alcuni chiarimenti. Intanto sì, siamo colpevoli di portare al quadrato un appalto aggiuntivo rispetto all'ordinaria manutenzione per cercare di mettere in sicurezza i cittadini, soprattutto le fasce più deboli, che lì
usato un parcheggio selvaggio, proprio perché non si vogliono restringere gli incroci. Alessia Marini è morta, schiacciata da un camion che non l'ha vista iniziare l'attraversamento proprio perché c'era una doppia fila di un furgone, eccetera. Quindi quando si parla delle cose bisogna anche che ci sediamo un attimino a mente fredda e capire che questa città così com'è non può andare avanti. Oggi il traffico, la cultura dell'auto nel 2020 è ormai un qualcosa da combattere. Proprio ieri il ministro Costa annunciava altri, cioè oltre 160 milioni di investimenti sulla mobilità sostenibile, quindi quello è il nostro indirizzo politico e non lo proseguiamo. Detto questo, è inutile rifare il municipio, è inutile fare il comune di Roma. Il comune di Roma fa un tot di mutuo all'anno. La colpa di questo municipio è aver preso una parte dei mutui di Roma e per averli portati sul quadrato. Sì, è vero, ci sono un po' di cose da chiarire, io qui ve le chiarisco. Ci sono delle cose da chiarire, le chiarisco. Abbiamo recepito dall'associazione quell'assemblea pubblica, ma abbiamo anche recepito delle osservazioni anche da altri cittadini, da altre comunità del territorio, che devo dire che tutto sommato convergevano tutto sulle stesse scelte, quindi per noi non è difficile raccontargli quello che succederà, perché poi alla fine quello che sapere i cittadini è quello che succede. Quindi abbiamo recepito il non intervento di Viale Fulvi, quindi non verrà utilizzata la semi penalizzazione di Viale Fulvi, perché i cittadini intanto ci hanno chiesto che preferiscono avere uno square centrale ad auto rimessa già aperto, perché così poi non facciamo questo. Poi ci sono degli obiettivi politici che noi riteniamo imprescindibili, come quello che è la ciclabile. La ciclabile perché viene realizzata? Viene realizzata perché noi il quadrato è uno straordinario quartiere, non lo sto qui a raccontarvi perché vedo anche i cittadini lo conoscono meglio di me, perché lo vivo. È uno straordinario quartiere che unisce due parchi archeologici meravigliosi, quello di Tor Fiscale e quello degli acquedotti. E noi con questa ciclabile vogliamo unire i due parchi in una maniera disciplinata, seria, in sicurezza, che possa stare sulle mappe turistiche di Roma affinché diventi uno dei quartieri più visitati, proprio perché da Alto di Tavertino, da Alto Fiscale, si può prendere il parco, si attraversa, si arriva al parco degli acquedotti, e quindi noi la ciclabile la riteniamo imprescindibile. Abbiamo però recepito alcune osservazioni fatte da altri cittadini, che era quello di evitare sulle strade dove passa la ciclabile di togliere parcheggi, perché comunque è zona residenziale e ci si torna anche a dormire, quindi hanno necessità del parcheggio dell'auto. Abbiamo quindi recepito, trasformando questa ciclabile da sede protetta in ciclo pedonale su marciapiedi, disciplinata, segnalata, quindi come da codice di strada lo prevede. Inoltre abbiamo anche recepito che non modifica i sensi unici di tutto il quadrante, quindi vi assicuro non ci saranno modifiche dei sensi di marcia, rimarranno quelli che ci sono, perché ci è stato chiesto da quasi tutti, quindi abbiamo recepito anche quello. Le micropiazze, saranno realizzate due micropiazze. Quando si parla di restringere l'incrocio stradale, mi rego a quello che ho detto prima, è qualcosa di molto serio. Oggi abbiamo, noi ricordiamo che queste micropiazze le avevamo previste in alcuni punti, soprattutto due, su Vita Oppio, all'incrocio con Marco De Cuma e via Leo Bimiani. Quelle abbracciano una scuola, un messo scolastico molto grande, che è in crisi, spesso
l'estratto di chi ha presentato questa procedura nuova per la ricostruzione a seguito di eventi sismici. Cioè, noi stiamo facendo una procedura che riguarda gli eventi sismici. Oh, assessore, beh, lei è pure architetto, dovrebbe saperlo proprio bene questo, che mettiamo in difficoltà l'amministrazione, quindi la politica non si deve prestare a questi giochi. Anche se c'è, la utilizzeranno per il terremoto, ma qui a Roma non era opportuno utilizzare questa tipologia di procedura. L'ho detto in commissione controllo e garanzia, lo ridico a salvaguardia dei nostri tecnici che hanno lavorato prima redigendo un progetto esecutivo che abbiamo annullato. Hanno redatto un progetto definitivo di cui non ci sono neppure gli elaborati per dire ma dove le devo mettere queste mattonelle della micropiazza? In quale angolo? Di quanto si alza? Quanto è la quota? Quanto devo scavare? Di questo si tratta. Ecco perché sono rigoroso, perché lei ha iniziato un ottimo lavoro. E mi riferisco a Via Foligno, dove ha capito le difficoltà quando scava, che poi non ci sono i soldi per scavare un altro 10 centimetri in più. Quindi quando si fanno i progetti definitivi non si può sbagliare di un millimetro, altrimenti avremo tutte le ditte pronte all'attacco e a riformulare le riserve che si scioglieranno negli anni, diventerà né più né meno un panorama che già abbiamo visto nel tempo e negli anni. Proprio per questo io inviterò i cittadini contro il logorio della vita moderna a bere cinanna al centro della micropiazza, ma vigileremo affinché vengano realizzate con le scrupolose tavole esecutive che lei da architetto ha fatto già e farà, penso, nella vita comune, ma che non ci possono nascondere proprio per il presente governo che noi volevamo vedere. Noi volevamo vedere da quei ragazzi che hanno lavorato al progetto esecutivo un vero esecutivo condiviso. Fine. Io mi faccio qua perché ne abbiamo parlato 2 anni, adesso passate all'azione nel fare, spero che si possa fare bene. Grazie, assessore. Grazie, consigliere. Prego, assessore. Vorrei tranquillizzare tutti, non c'è, gli uffici stanno in sicurezza, non c'è niente di che, è una norma nazionale, si chiama decreto sblocca cantieri, e ha portato l'incremento del 40% dei cantieri in tutta Italia, compreso il Quadrana, ci sta pure quello, quindi noi cerchiamo di arrivare presto, certo, perché lo vogliamo vedere realizzato, non vorremmo che poi non si realizzino delle micropiazze per mettere in sicurezza i cittadini, si pensa al cinema. È più moderno, ci sta per carità, quindi vorrei tranquillizzare tutti sulle procedure di questo appalto, è in sicurezza, non c'è niente di particolare, quindi se ci facciamo ragione noi al Quadrana interverremo, cercheremo di fare il bene, assolutamente sì, su Via Foligno i soldi c'erano per scavare di più, abbiamo scavato di più, non so che notizia c'è stata, abbiamo scavato 50 centimetri alla generale di lì, bisogna riportare le quote. Certo, non so, neanche ci siamo usciti, abbiamo dovuto creare le griglie per non essere difficoltà, però anche lì l'appalto era idoneo ed è, non mi sente, l'appalto era idoneo, quindi era tutto a posto. Quindi vorrei tranquillizzare tutte sulle norme, la norma che abbiamo utilizzato si chiama decreto sblocca cantieri, è una norma nazionale, non è stata fatta di notte, niente di tutto questo, è stata, si lavora anche di notte perché cerchiamo di portare a casa il massimo. Ci saranno dei disagi sui cantieri, non lo metto in dubbio perché il lavoro sarà invasivo, quindi approfitto dei cittadini in sala, soprattutto su Marco De Cugno, anche un doppio, ci sarà un po' di cantierizzazione. E i lavori con 365 giorni noi dobbiamo contrattualizzare una ditta, c'è cioè un mille, poi magari durano meno, oppure magari per interperie, per quanto potrebbero durare di più, ma sono normalissime procedure di appalto che sono sempre state fatte, tutto qui. Poi io non conosco la ditta giudicata perché ancora non c'è, se qualcuno già sa chi è, già sa chi crea problemi, non lo so, insomma, comunque ce la faremo. Grazie assessore Vivace. Passiamo all'ultimo punto, l'ordine dei lavori, mozione avente ad oggetto discussione di buone pratiche per la riforestazione urbana e il monitoraggio ambientale attraverso le api. Relatore. Prego, consigliera. Funziona? Allora, la deforestazione è il fenomeno causato dalla distruzione delle foreste da parte dell'uomo.
stanno spostando il loro habitat dai terreni agricoli che a causa dei pesticidi non sono più il migliore habitat per la produzione di miele, quindi per l'attività delle api, e neanche per la qualità del miele, perché questi pesticidi poi hanno la capacità di essere trasmessi nel prodotto utile all'essere umano, mentre ci sono studi che stanno analizzando, non ho ancora certezza, la qualità del prodotto fatto dalle api, degli apicoltori, che inusitatamente risulta anche alla Camera di Commercio, sono proprio sempre di più iscritti avendo i propri insediamenti produttivi in aree urbane. È molto importante quindi che l'ente pubblico si mostri sensibile a questi argomenti, perché possono essere veramente fondamentali per migliorare il clima, l'ambiente e la qualità di vita delle persone. Grazie. Grazie consigliere Dosatti. Altri interventi ce ne sono? Vuole concludere consigliera? Prego. Allora, volevo specificare per quanto riguarda le piantumazioni che c'è un bando aperto che ci porterà moltissime alberature nel nostro municipio, però io ci tengo che vengano fatte anche delle raccolte di alberature e di piante da parte di cittadini, perché trovo sia essenziale che i cittadini partecipano, siano parte attiva a quello che succede, diciamo, nel loro territorio. Quindi le istituzioni si devono, anche in questo caso come in altri casi, unire con i cittadini per fare qualcosa di buono nel territorio, perché dà anche orgoglio questa cosa. Giorni fa, l'11 febbraio, al Campidoglio è passata una delibera, la 91 del 2019, che dava mandato al sindaco e gli assessori di individuare spazi pubblici da dedicare all'apicoltura urbana, ed è stata votata dall'unanimità anche dall'opposizione, quindi sono anche molto contenta di questa simbiosi che abbiamo con il Consiglio Capitolino. Nel nostro caso l'installazione di alveari non sarà per la produzione di miele, nettare e polline, ma bensì per monitoraggio ambientale. Quindi tramite queste api potremo monitorare la qualità dell'aria e del terreno. Come ultima cosa vorrei dire che il progetto per l'installazione degli alveari verrà curato dall'Istituto Zooprofilattico che si trova a Ciampino, e questi alveari verranno messi sui nostri tre parchi principali più grandi e mi permetto di dire anche bellissimi, che sono il Parco degli Acquedotti, quello di Tor Fiscale e la Caffarella. Forse verranno implementati anche gli alveari che si trovano nel Parco del Palatino. Grazie. Grazie a lei consigliera. Passiamo alla fase della dichiarazione di voto. Dichiarazioni? Non ce ne sono. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ma perché? Con 15 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti, l'atto si intende approvato. Bene, la seduta chiude alle ore 10:18. Grazie.